senza accorgermene. Dicevo, ammazza che pacchia, non si fa niente, si guadagna pure i soldi. Io facevo la ballerina, era un lavoro concoso. Mi sembrò quasi impossibile che mi pagassero per fare questa cosa. Mi sembrava di come si fa? Niente, mi sembrava nulla, perché io ero abituata a ore e ore di allenamento, insomma. Invece recitare, poi recitare come si facevano recitare gli attori nel cinema d'autore di allora, in parte anche adesso si fanno recitare, era veramente, non è che ti chiedeva, insomma, bastava che tu la dessi a bere un po', insomma, non è che dovevi fare chissà che, parlare un po' come si parla nella vita, poi dopo negli anni ho imparato che recitare era un'altra storia, infinitamente più affascinante, interessante e difficile. Ma in quegli anni lì pensavo, mi mettevano lì, mi filmavano e andava bene così. La caratteristica proprio tua è che sei una delle poche attrici, forse in generale dei pochi attori di entrambi i sessi, a essere molto conosciuta all'estero. Allora vorrei sapere quando ti sei resa conto che questo passaggio era avvenuto e che cosa ha cambiato nella tua vita. Cioè, nel mondo qualche volta, e quindi grazie al fatto che io venivo presentata come un'attrice di registi che erano ammirati nel mondo intero, allora veniva voglia a giovani registi, a registi, funziona così, l'attrice di Bertolucci, prendiamola. C'entravano poco i miei meriti, diciamo, a quell'epoca come attrice, era più, avevo un marchio di fabbrica che funzionava per quel genere di cinema lì. Forse se avessi avuto un enorme successo di pubblico in Italia, non, magari ci andavo all'estero, però in Italia lavoravo poco, quindi ho cominciato subito a lavorare all'estero.